Mangialardo ci presenta un talk dal titolo troppo lungo per essere pronunciato e che quindi vi spiegherà lui direttamente di che cosa si sta parlando. Bene, buonasera a tutti, grazie di essere qua, ringrazio l'organizzatore di avermi dato la possibilità di fare questo talk, che originariamente si chiamava Agile Lean Startup and Market Driven, How to Understand Customers Need for Products That Sell. In realtà l'ho messo un pochino come, ci ho messo un po' di buzzword, in realtà il titolo poteva anche chiamarsi semplicemente Better Business with Software, con un approccio market driven. E quindi non spaventatevi tanto dal titolone. Scusate se parlerò con qualche inglesismo, questo è anche perché ho vissuto in America un po' di tempo, quindi parlo due lingue tutte e due male, e le scrivo anche tutte e due male spesso, quindi se saranno qualche errore che mi perdonerete. Allora, che cosa faccio? E amo fare, oltre ad andare a pescare e cucinare, e ricercare su questi argomenti, aiuto organizzazioni di ogni tipo, e in genere aziende, a definire, validare, creare e portare a mercato prodotti o servizi, che sono la stessa cosa sotto certi punti di vista, per un successo commerciale sostenibile. Parola che va di moda, però potrei dire ripetibile. Anche quest'anno sì, funziona, anche l'altro anno funziona, perché abbiamo costruito un motore sotto che li fa funzionare, non che abbiamo avuto una botta di fortuna. Ho lavorato metà della mia carriera nella Silicon Valley, metà della carriera in Italia, alla fine ho scelto il Pesino piuttosto che la Bay Area. L'ultimo, il quadratino blu, vuol dire che l'ultimo lavoro che sto facendo riguarda la consulenza. E in effetti quello che faccio adesso è da qualche mese è consulenza, perché mi piace migliorare proprio le cose. Quindi siccome ho comprato un po' di cose, mi diverto molto a fare quello che faccio. Bene, quali sono gli obiettivi di questo talk? Capiamo che cosa significa market driven e come ci aiuta a conoscere quello che il mercato vuole per migliorare prodotti e vendite. Quindi qui ci sono pochi tecnicismi, non si parla di agile, non si parla di scrum, non si parla di kanban, non si parla, si parla un pochino di lean startup. Avete familiarità con Lean Startup? C'è qualcuno che non ha mai sentito parlare di Lean Startup? Benissimo. Allora, di là vendo un libro su Lean Startup che io ti consiglio di comprare subito. Tra l'altro è il libro bianco. Io ho il mio il libro bianco e il libro giallo. Il libro giallo è il padre, il libro bianco è il piccolo, però vi consiglio di comprare il piccolo quando si tratta di parlare di Lean Startup. Ok, e questa è la parte Lean, e questa è la parte più di marketing. Dopo vi dirò, mi piace portare i libri perché così li faccio proprio vedere. I libri sono utili, ma ovviamente non è che uno legge un libro e impara chissà cosa. Bene, quindi gli obiettivi sono ispirare e introdurre delle metodologie. Non vi aspettate di uscire da qui e sapere come fare le cose, però dovreste uscire da questa stanza con una certa ispirazione, una certa idea, un certo modo di vedere le cose che può essere diverso da quello che utilizzate qua, avete utilizzato fino adesso. Agiamo in un mondo complesso dove c'è un'organizzazione, dove c'è design, development, clienti, management, vendite, prodotto, mercato, e quindi siamo in un mondo complesso. E come dice Jürgen Appello, chi non conosce Jürgen Appello? Male. Dovreste comprare un libro di Jürgen Appello, perché è uno dei libri più fantastici che esistono su come fare già Agile Management, ma in generale come fare tutto, perché l'ultimo libro del sito è How to Improve the World, che è un pochino una provocazione, ma è fantastico. Benissimo, quindi non ci sono silver bullets, non è che uscite qua e dite ah, c'ho l'arma vincente, non esiste questo concetto. Questo qui però io questo talk è quello che magari studierete e ricercherete dopo di conseguenza, perché avete avuto delle idee che io vi ho ispirato,
vi aiuterà magari a trovare un silver bullet nella vostra attività, nella vostra azienda, nella vostra attività di imprenditori o di ingegneri del software o quello che fate. Allora, osservazione. Ci sono delle cose bellissime che stanno accadendo intorno a noi. Prima di tutto, prima si parlava tanto di waterfall, questo metodo vecchio, obsoleto, alla fine, e poi metodi tipo di management obsoleti, però alla fine il manufacturing in America è salito, quindi non è che alla fine fossero così cattivi, però le cose vanno migliorate e ultimamente ci sono dei movimenti che dicono: oh, abbiamo scoperto nuove cose, cioè possiamo essere agili. Possiamo, e c'è questa splendida cosa della Lean Startup, che è troppo giusta. Il movimento delle startup, il management 3.0, che è quello di Jürgen Appello che vi dicevo prima, delle tecnologie, è sempre una gran figata. Quindi siamo in un bel momento nonostante in Italia siamo in un brutto momento per moltissime altre cose, per quanto riguarda prodotti, per quanto riguarda software, per quanto riguarda fare better software, siamo in un momento bellissimo, molto bello, molto entusiasmante. È per quello che ci sono eventi come questo, con tante persone che ci vengono e con tanti scambi di opinioni e tante connessioni. Però, per quanto ci divertiamo, per quanto siamo efficienti, per quanto applichiamo le metodologie più fighe, per quanto siamo capaci di misurare cose che non erano misurabili prima, noi creiamo prodotti di alta qualità nei tempi giusti, ma alla fine, se il prodotto non vola, che cosa succede? Come dice, chi è l'autore di questa frase? È l'autore di questo libro, Eric Ries, inventore di Lean Startup. We have well executed a plan to achieve failure. E non è esattamente quello che dobbiamo fare, no? Software bellissimo, di alta qualità, nei tempi giusti, che però non serve a niente. Oppure, come mi diceva il mio ex CEO, usare quell'oggetto lì è bellissimo, però non serve niente se tu non sai atterrare. Non serve niente se sbagli un atterraggio. Se sbagli sistematicamente l'atterraggio, poi lo puoi sbagliare una o due volte, dopo al terzo mi sa che non ce l'avevi. Quindi questo è il concetto di questo talk. Noi cerchiamo di prevedere e abbassare il rischio di eseguire bene dei piani per raggiungere il fallimento, oppure per atterrare a testa in giù nel campo d'atterraggio dopo che abbiamo sorvolato tutte le Dolomiti o tutto lo Yosemite Park. Concetti, il mercato, storielline. Cominciamo con una bella storiellina. Un bel giorno, un brillante software architect, Paolo, lasciò il suo lavoro per lavorare a tempo pieno sulla sua idea innovativa. Paolo creò un prodotto di cui aveva la profonda certezza che molti interessasse. Paolo aveva ragione. Guarda un po', l'azienda cresce, Paolo assume ex colleghi come VP di questo e VP di quello. L'azienda cresce ancora. E un giorno Luigi, il vice president delle vendite, disse, uno di quei VP che lui aveva preso, disse: sai cosa, stiamo vendendo tutto quanto, ma noi siamo technology driven. Qui sottofatto il problema della tecnologia, noi dovremmo essere customer driven, perché sono furbi venditori, perché vanno lì, uno gli dice: io vorrei quello, io vorrei quest'altro. Ah, diventiamo customer driven. Bene, la cosa suona bene, e così si fece. L'azienda diventò customer driven, eccetto che ogni nuovo cliente richiedeva un progetto speciale da mettere in roadmap. Guarda un po', la voce dell'ultimo cliente dominava sempre il piano di prodotto. Immagina come, che incubo deve essere per un product manager fare una roadmap. Lo chiedono in Ducati, fallo e basta, non voglio sapere niente, cioè fallo, magari andavano direttamente dallo sviluppatore, fallo, hai capito, in Ducati, vogliono questa feature, immagina un po' che feature veniva fuori. Oppure, ah, sai cosa, parlo col CEO allora, se non facciamo questo io il prodotto non riesco più a venderlo. Quindi minacciava il venditore per ogni richiesta. In altre parole, customer driven era diventato latest customer driven. Oppure stare a sentire le vendite che come obiettivo hanno vendere a un cliente per volta un tot di prodotto in un dato periodo di tempo. Quindi è giustissimo che i venditori facciano
vogliono vendere sempre di più, però l'azienda deve essere intelligente abbastanza da non dire di sì a ciascuno, perché dopo viene fuori un mostro di prodotto e si chiude in un anno o meno, no, un anno. Ma no, così non va finalmente, urlarono in molti. Un membro illuminato della proprietà, Enrico, tuonò. Siamo diventati una sales-led company. Sales-led vuol dire che il VP o sales terrorizzava tutti, comandava lui, come andava fatto il prodotto, che feature andavano messe. Basta, dobbiamo essere market-driven. Nel frattempo il tempo passava. Marketing-driven. State, marketing. ING. Venne quindi deciso di assumere un top marketing executive. Fu presa Amelie come VP of marketing, nota, presa da un Dante, una che doveva spaccare delle cose, spaccare tutto. Ed ecco che un nuovo scintillante logo, trade show con un boot impressionante, eventi spettacolari, fall, awards, brand impeccabile, raccolta di collateral, il marketing che produce, brochure, logo, sono i t-shirt, la tazzina, una cosa spettacolare quando vedevano questo brand. Eccetto che il tempo passava e un anno e tre mesi dopo zero incremento delle vendite. Zero incremento vuol dire che le vendite continuavano, però derivata prima negativa, cioè nulla. Il brand, te lo do io il brand, era la battuta ricorrente. Niente da dire su Amelie e il brand. Amelie sapeva fare il suo lavoro perfettamente. E che gli era stato chiesto l'impossibile, vediamo dopo. Gli era stato chiesto di dar del colore a qualcosa che già c'era. Adesso lo chiamiamo colore, dopo in un altro modo. Allora il CFO, il tipo dei soldi, Chief Financial Officer, che fino a quel momento era stato zitto, sussurrò all'orecchio del CEO: non è che dobbiamo un po' controllare i costi adesso, nel frattempo qui vendiamo zero, spendiamo un sacco, Amelie, c'è cosa è. Quindi l'azienda diventò cost driven, vengono tagliati viaggi, cene premio, supporto, ma cosa serve il supporto, i clienti sono pochi, via, tagliamo la metà, i bonus, e il marketing, cosa fa esattamente il marketing, chiese il CFO al CEO. Nessuno ebbe una buona risposta e quindi tagliarono tutto il team. Alla fine il presidente Paolo, il fondatore, si mise in una stanza e disse: senti, qui noi siamo partiti engineering technology driven, poi customer driven, e poi sales driven, sales led, e poi marketing driven, e poi cost driven. Le abbiamo provate tutte, e ora di tornare engineering driven. E così fecero. Finché un giorno qualcuno, il profeta, arriva e disse: ma perché non dividiamo? Anzi, non è profeta, questo è un ragazzino appena assunto. Ah, mi sto inventando le cose adesso, eh? Ragazzino appena assunto dice: ma perché non dividiamo market driven? C'è il mercato di fuori che ci guida, non un cliente alla volta, che si va a fare una feature alla volta, che non si è solo spazzare. Tutto il mercato. Noi ascoltiamo il mercato, cerchiamo di capire dei pattern. Cioè, perché non ascoltiamo il mercato invece che solo noi stessi? Peccato che il grosso, incredibile, nuovo aereo che avevano costruito nel tempo era arrivato alla fine della pista di decollo. E quindi, bye bye, disse il board. Fine della storiella e anche dell'azienda. Allora, che cosa ci dice questa storiella? Vediamo un po'. Uno. Come? Dipende come è fatto, com'è il marketing, certo. Se il marketing dice di fare una cosa, devi spiegare perché la fa, certo. E in questo caso a Emilia hanno detto che questo prodotto, vedi, che non risolve nessun problema, cerca di convincere gli altri che risolve un problema. Lei ha detto: io so fare il brand, lo farò più scintillante, ma alla fine non risolveva niente. Quindi questa storiella cosa ci può dire? Ci può dire che si è fatto un big product up front, cioè fatto
tutto insieme, e poi quando è stato finito l'abbiamo gettato nel mercato. Quando è stato gettato nel mercato ha venduto un po', ha avuto un po' di trazione, ha sufficiente per far partire l'azienda, ma non si è verificato l'hockey stick che ci deve essere, non si è verificata quella crescita, non si è verificata l'aumento di volume che c'è quando si raggiunge un certo punto della vita di un'azienda, dove il fondatore in genere viene mandato via dal board, oppure no, viene tenuto, però non gli viene più dato il ruolo di CEO, dove entrano dei professionisti e lì l'azienda veramente comincia a essere una macchina. Non è stata costruita una macchina sufficientemente buona per andare avanti, ma soprattutto è stato fatto un prodotto in questa stanza, non guardando fuori. Puzza il prodotto? Cioè non vende tanto? Profumiamolo, ci pensa Amélie. Product centric, l'azienda è sempre parlato solo di prodotto. Prodotto, prodotto, prodotto. Noi. Building centric. Uso la parola building perché è una famosa frase di Steve Blank, che è uno dei grandi del nuovo movimento che ha portato a innovazioni come definire metodi chiamati tipo Lean Startup, è andate fuori, get out of the building, uscite dall'ufficio. Troppo comodo stare in ufficio, vedere quali feature fare, il prodotto non si fa in ufficio, bisogna uscire fuori. Quindi un prodotto che si è fatto dentro un ufficio senza mai guardare fuori è un prodotto che deve andare molto 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 bene per farlo funzionare. Allora, qual è il vero problema? Qual è l'elefante nella stanza che non è stato visto? Niente di nuovo, succede anche in Silicon Valley, è un fenomeno pervasivo, è successo, succede, succederà sempre, ma sempre di meno finché facciamo quello che stiamo facendo oggi insieme. L'elefante nella stanza è il mercato. Il mercato è fatto da potenziali buyers, potenziali, non quelli che abbiamo già, potenziali. Problemi che hanno questi potenziali buyers, che vogliono risolvere presto, non dei problemi così, che vogliono risolvere presto per il business, potenziali utenti anche e clienti esistenti. Vediamo che richieste di aiuto mi arrivano spesso. Donato, stiamo investendo un sacco di soldi su questo prodotto, ma secondo te venderà? C'è il panico, no? Ci hanno dentro buttato 1 milione, ma venderà? Guarda un po'. Ora, c'è niente che possiamo fare per garantirlo? Abbiamo un grande prodotto, ma non vende e non capiamo perché. Il marketing va a 1000, ma le vendite non sanno esattamente cosa dire ai clienti. Vogliamo una guida per la next generation dei nostri prodotti. Domande che io mi faccio sono: ma perché questo prodotto esiste? Prima di tutto, ci deve essere un motivo, no? Allora lo chiedo: cosa risolve? Che problema risolve? Per chi lo risolve? Che assunzioni avete fatto? Perché è giusto fare assunzioni. Startup ne fanno tante, le aziende più strutturate ne fanno di meno, ma tutti devono fare un po' di assunzioni, testarle, misurare, rimettere a posto, rifarle, se no mica siamo andati imparati. Cioè, un po' di assunzione va bene fare, ma l'importante è che noi sappiamo che assunzione abbiamo fatto, non che ce le dimentichiamo. L'importante è scrivere nella lavagna: questo l'abbiamo fatto perché in seguito a questi dati che vengono dal mercato, che sono quelli che sono, esistono indipendentemente dalla nostra esistenza, e queste assunzioni che abbiamo fatto noi, scientemente. Quanto hai sentito questo problema? Io ho sentito adesso... un paio di anni fa lavoravo con un'azienda, con un cliente, diciamo, che aveva un prodotto che era bello, però dava un aumento delle prestazioni del 20% su un certo processo. Il 20% non gliene fregava niente a nessuno. Il 20% in certi casi è per una produzione di, ad esempio, che già in situazioni molto tirate come il manufacturing nell'ambito automotive, il 20% è un sacco, ma pensate ad altre cose che sono meno tirate, il 20%, cioè, io voglio il 1000%, voglio il 200%, il 20%, ma non ci faccio niente, infatti non andava da nessuna parte. Questo problema non era sentito. Che beneficio porta la risoluzione del buyer tale che mette, perché il problema
Il problema, il vero punto focale è spiegare come possiamo risolvere il problema al buyer in maniera tale che faccia questo movimento, porti la mano al portafoglio, è tutto lì. E spesso tu, il buyer è contento, gli spiegate le cose, risolvi il problema, ma questo movimento noi non lo fanno. E conta tutto, e questo è quello che conta più di tutti. Perché se no le cose non si mettono in moto. Anche se quella mano cambia idea, però già lì ci è arrivato, allora siamo sulla buona strada. Se non ci ripassa neanche per la testa, non possiamo parlare di aria fritta. Poi è unico? È sostenibile nel tempo? È difficile da copiare? Ora guardate le ultime tre frasi. Beneficio che porta la sua risoluzione al buyer. Quindi qualcosa che porta un beneficio al buyer, che è unico e che è sostenibile nel tempo. Questa è la definizione di competenza distintiva. Se un prodotto o servizio non ha una competenza distintiva, non regge, è destinato a soccombere, perché se può essere copiato, viene copiato da altri e quindi tu hai perso la competitive edge. Se ce l'hanno anche altri, vendi perché c'è un motivo, ma vendi come venderebbe un altro, non è che scali tanto. Se non dà nessun beneficio non lo comprano proprio, quindi questi tre elementi sono i tre che devono sempre esistere perché un prodotto abbia successo sul mercato. Poi faccio spiegare e immancabilmente mi trovo sempre lo stesso problema. In generale, ad esempio, uno dei problemi che trovo è che il marketing, che in Italia viene inteso come marketing communications spesso, cioè le persone che scrivono i contenuti sul web, che organizzano gli eventi, che fanno le brochure, non sa articolare un messaggio limpido per un sito che dovrebbe invece attrarre buyers. E perché? Perché non conoscono i buyers. Ah, è proprio l'ABC, non conoscono il buyer. Come fai a comunicare con qualcuno che non conosci? Allora, quello che facciamo è, all'interno dell'ufficio parliamo, abbiamo un sacco di idee, mettiamo un prodotto e boom, lo buttiamo nel mercato. Questo lo chiamiamo inside out. Un altro approccio è, prendiamo un prodotto che esiste già, gli diamo una profumata, lo diamo alle vendite, boom, fuori. E inside out di nuovo, con la profumatina, che costa un sacco e non serve a niente. Quindi, in pratica, il building, cioè gente smart, super smart nell'ufficio, mi sta dicendo che è capace di colpire una stella a milioni di chilometri di distanza senza neanche guardare il cielo. Invece quello che deve fare è almeno guardarlo. Allora, basta di profumare il maiale, ci siamo stufati. Cosa vuol dire profumare il maiale? Secondo voi perché un marketing executive dura la metà di un altro executive, tipo il VP of engineering? Perché spesso gli viene chiesto l'impossibile. Gli viene chiesto di creare il bisogno di un prodotto per cui non è chiaro il problema che risolve. Perché se tu hai un prodotto, io se ho sto microfono che però c'ha il doppio coso, che non risolve nessun problema in particolare, come faccio io a creare il bisogno di questo? Questo significa profumare il maiale. Questo qui è un maiale, io lo profumo, è sempre un maiale, non venderà mai. Ed è colpa del marketing executive, che infatti dura la metà di tutti gli altri. Questo qui è preso da una storia da pragmaticmarketing.com, che è il sito numero uno che io vi consiglio per studiare di più quello che vi sto dicendo. Bene, la stessa cosa che... lasciamo perdere. Sfortuna, guarda un po', sfortunatamente i buyers non hanno bisogno di quello di cui non hanno bisogno. Guarda un po'. Quindi creare messaggi, eventi promozionali, campagne di marketing senza sapere a chi si parla e di cosa si deve parlare è total waste. Total waste. Non c'è quantità di profumo che possa allontanare il fetore del prodotto
di un prodotto di cui nessuno ha bisogno. Bene, questo lasciamo perdere, anche questa. Quindi, get outside the building, la ricetta è get outside the building. Suona familiare? Allora, prima di tutto ci fermiamo un attimo, c'è metà giro di boa, facciamo altri 20 minuti, poi 10 minuti per domande e risposte. E poi avete i miei dati, mi potete contattare quando volete, ok? Sono molto contento di fare dei follow up 1-1, 1-N, come vi pare, perché sono molto appassionato di questa materia, anche perché ne parlo, ma ci metto le mani, mi ci sporco le mani fino a qui anche, no, tutti i giorni, quindi insomma. Ok, detto questo, ci sono due approcci, due libri che io vi consiglio anche di leggere, che sono uno Steven Blank, che parla di customer development da un angolo, e dall'altro c'è Tuned In, quello lì è la Bibbia del market driven. C'è anche in italiano, mi sembra che si chiami Sintonizzatevi. Guarda un po' che strano titolo. Sintonizzatevi, chi è che si deve sintonizzare? Forse dobbiamo sintonizzarci noi, come azienda che fa un prodotto, oppure noi come azienda dobbiamo sintonizzarci con un bisogno che c'è là fuori, in maniera che noi risolviamo il problema. Ecco, questa è la sintonizzazione. Questo libro parla di questo che vi ho appena detto, ed è tutto quello che vi dirò in questa presentazione, che non è tanto una presentazione quanto l'esperienza. Questo è il motivo per cui io esisto come consulente, perché aiuto le aziende a risolvere questi problemi. Non è tanto facile risolverli tutte volte, per quello che mi pagano. Ok, il solito dibattito, ma Steve Jobs non ha fatto mica ricerche di mercato, bla bla bla. Voi pensate che Steve Jobs abbia creato l'iPad nel suo ufficio da solo, alla prima botta? Anche se è Steve Jobs? No. La realtà è che l'esperimento iPad è durato anni, con moltissimi cambiamenti incrementali, insuccessi e lezioni imparate. Bene, abbiamo parlato di mercato, parliamo di market driven. Ah, scusate se la slide è metà in italiano e metà in inglese, è il solito problema che ho. Metà in inglese è così. Magari ve ne do una tutta in italiano, se me la chiedete. Però io quando traduco in italiano ci metto un disastro. Comunque, vabbè. L'importante è che capite. Se c'è qualcosa che non capite, me lo dite subito e io sarò felicissimo di tradurre. Ok. Magari vi mettete la prova, magari questo lo sa veramente l'inglese. Market driven significa, indovina cosa, focus su quello che il mercato vuole acquistare per risolvere esigenze urgenti, pervasive e critiche. Allora, facciamo urgenti numero uno, la bomba è innescata, problema da risolvere, quello urgente, e anche critico, perché si scoppia. Pervasivo è importante per creare un prodotto, perché se tu trovi un problema che è urgente, pervasivo, però alla fine di bombe da spegnere all'istante non è che ce ne sono tante firenze, speriamo, knock on wood, tocchiamo ferro, eccetera. Deve essere pervasivo, quindi ci deve essere la possibilità di fare un prodotto che venda per N, non venda per N uguale 1. Dimentichiamoci di quello che abbiamo in casa oggi, di quello che sappiamo già, e spegniamo radio prodotto almeno per un po'. Guardiamo più fuori, guardiamo il mercato. La passione. Qual è la passione più importante? La passione del mio grande prodotto, la passione della tecnologia innovativa, la passione del gruppo di talenti che ho, la passione della metodologia che usiamo, siamo bravissimi a fare questa metodologia, bellissima sta cosa. Guarda, siamo dei maestri, siamo super Kanban agili, fantastico. Ma è importante, importantissimo. Talenti, questi sono tutti importantissimi. Queste passioni sono tutte sanissime. È quello lì, ho scritto una stupidaggine. Passione della bellezza del mio nostro ufficio. Ho incontrato qualcuno che era realmente fiero della bellezza del proprio ufficio, lo usava come
competenza distintiva. Sono che... Ma quella che è più importante è la passione dei miei potenziali clienti e le loro esigenze di come possiamo esaudirli. Io avevo un CEO negli Stati Uniti che quando facevamo qualsiasi evento dove c'era almeno un cliente, a noi non ci cagava neanche di striscio, già non ci vedeva quasi mai, perché era sul board di 27 aziende, quindi già non parlava neanche con il nostro vice president, ma andava da quell'unico cliente che arrivava lì timido timido e stava tutto il tempo con lui, tutto il tempo con lui, perché lui aveva la passione di visitare dove il cliente viveva, cioè lavorava, aveva la passione di incontrarli e parlarci, e non poteva farlo tanto, però quello che poteva fare faceva, in questi eventi lo faceva sempre. Ecco, in un'azienda ci deve essere qualcuno, che vogliamo chiamare Product Owner, Product Manager, Product Marketing Manager, Chief Evangelist, whatever, ci deve essere qualcuno, o ci deve essere un team di persone, o almeno il CEO che abbia la passione di risolvere, di conoscere i propri potenziali buyers, conoscere bene anche i clienti esistenti. I clienti esistenti non ci dicono niente di nuovo, i clienti esistenti più o meno ci dicono le stesse cose, cioè vanno curati, ci possono aiutare a fare qualcosa, però non ci danno quella... Invece quelli potenziali è che è più difficile trovarli, perché chi sono? Quelli che abbiamo sono scritti nel CRM, quelli che non abbiamo si trovano. Si trovano in tanti modi, si trovano sulla grande cloud, si trovano in gruppi di discussioni reali o virtuali, si trovano ad esempio leggendo quello che leggono, ci sono tanti modi di trovarli. Il mercato quindi è fatto di clienti potenziali. Questi sono quelli che abbiamo già. È sul verde che dobbiamo andare a lavorare. È molto facile lavorare su questo. Il prodotto da così diventa così, perché diventa sempre meno competitivo, perché vi chiedono di chiudere i buchetti, non vi chiedono mai di farlo diventare una stella marina con le punte, che significa innovazione, che possono prendere un animale e chiuderlo, un riccio, e chiuderlo. Questa è un'analogia un po' bizzarra, però... Bene, quindi market driven significa essere guidati dal mercato. Ecco, questo slide riassume tutto il discorso. Lo so, le slide sono un po' ricche di parole, eccetera, però vedo di spiegarvele bene. A, identificare, quantificare e comunicare problemi di business, tipo ad esempio vedo che il mio prodotto manufatturiero, tipo ad esempio mouse, va sul mercato sempre con qualche difetto, e quindi spesso devo, per certi clienti va bene, per altri devo rimetterlo a posto e poi rimandarlo al cliente, per non parlare di problemi che possono avere se lavoro sul mercato globale, faccio un recall e allora lì o chiudo l'azienda, o se sono abbastanza ricco per potermelo permettere sopravvivo, ma già un recall può essere mortale. Quindi quello può essere un problema di business, essere sicuri che faccio un prodotto giusto, perché se prendo, metto la vite sbagliata, che non è conforme alle ISO o quello che è, e devo richiamare tutti i pacchetti, aprire quello, rimettere la vite giusta, richiudere e rimandarlo, anche se una vite che non va neanche, che non è neanche dentro il prodotto. Quindi ci sono dei sistemi che ti evitano questi problemi, però questo è un problema tipico, urgente, pervasivo, critico. Poi, esiste un mercato di buyer che si è disposto a pagare per la sua risoluzione. Nel segmento di mercato che abbiamo scelto e che apprezza la nostra competenza distintiva e ci sia la possibilità di diventare leaders. Lasciamo perdere la parte gialla. Io volevo chiarire bene la definizione di problemi e market driven. Quindi abbiamo visto il building, il prodotto, questo è un termometro a infrarossi che fa la
puntino laser, lui non c'entra niente con la temperatura, quello serve a puntare, c'è un cono dove fa qualcosa che non c'entra con il laser. Vabbè. Prodotto, mercato, i buyer potenziali, il mercato è fatto di buyers che hanno un problema da risolvere e hanno, guarda un po', anche una faccia, sono delle persone, vere. Abbiamo parlato di persona. Adesso parliamo un attimo di marketing. Cosa c'entra il marketing? Per me è quasi una parolaccia. Buona notizia, il marketing è morto. Ne danno il triste annuncio lo zio Google. Se cercate marketing is dead, ne vedrete tutti, vedete tutte le morte annunciate. Qui, anche le 4P del marketing sono morte. Bellissimo, non abbiamo più, dobbiamo stare più a leggere tutte queste stupidaggini che scrivono. Fantastico. Quello che è morto veramente è sbandierare in modo opportunistico l'ultima novità, cloud adesso anche nello spazzolino, lo denti c'è. Ecco, quello lì è quello lì che è morto, che non serve assolutamente a niente. Magari qualcuno fa qualcosa, dei serveroni così ce n'ha uno solo, e dice che è cloud perché usa un modello per cui ci si può andare tramite un browser. Quello è cloud, secondo voi? Non è cloud. Ci sono altri che dicono, sì, perché mi serve nella collocation, non è cloud. Sì, allora, cloud è single instance, multiple tenant, quello è cloud, non è avere qualche server che connette, fai vedere che il browser è lì. Comunque, a parte quello, messaggi sbraitati, mappiati, senza contenti che mi interessano, senza un target, invadente, asfissiante, scalabile, potente, veloce, semplice, queste sono tutte cazzate. La gente stufa. C'è uno studio fatto da... Questo è uno studio fatto da Dow Jones Active Reputation Lab, che ha scannato tutti i website di varie aziende, high tech, e ha visto il bla bla che loro chiamano gobbledygook, business term. Numero uno vince Next Generation. Se guardate qualsiasi mission oppure ladder di un prodotto, Next Generation, robusto, flessibile, cos'è più flessibile di flessibile, lo metti dappertutto, è flessibile, world class, questo è già un po' di meno si usa adesso, infatti questo è del 2006 mi sembra, non ricordo, easy to use, provalo, scalable ovviamente, cutting edge si usa un po' di meno adesso, well positioned, market leading, mission critical, leader di mercato, si usa molto da noi, leader di mercato, no, tutti sono leader di mercato, chi mi dice? Leader di mercato vuol dire che sono il leader di mercato, perché ho questo? Cioè, questo non vuol dire che quelle sono parole vietate, però sono parole che vanno messe nel punto giusto e vanno circostanziate in maniera da poterne dare la prova al cliente. Quindi spiegandole, se la mettete lì così non serve a niente, non è che non sia una una tagline, una tagline non puoi spiegare tante cose, scrivi the most scalable, però non dice niente alla fine. Quindi il marketing è morto, però allo stesso tempo è vivissimo. Non so perché il mio mouse non funziona più. Allora, è il mercato che guida i prodotti di vincenti. Il vero marketing deve facilitare la vendita aumentando il valore dell'azienda. Questo è che deve fare il marketing. Non fare le brochure. Per facilitare la vendita. Allora, quando tu a un venditore gli spieghi questo è il prodotto che risolve questo problema per questo gruppo di persone e gli dai dei dati che può raccontargli perché effettivamente lo fa, per le vendite è facile. Le vendite non devono andarsi a inventare delle cose che non esistono, non devono stare a creare il proprio profumo per il proprio maiale. Sanno benissimo cosa serve, è per quello che tu facilita la vendita. Ha a che fare con i problemi che i nostri buyer sanno e nel creare la percezione che noi abbiamo la soluzione ideale per essi.
Livello marketing responsabili di allineare prodotto e buyers, allineare prodotto e users, creare una reale connessione tra essi. Questa è la parte più importante. Sintonizzarsi. Qualcuno dice, ma è semplice, a me è troppo facile. È vero, infatti è semplice. Però, ciò nonostante, la maggior parte di iniziative di prodotto e di lancio falliscono perché sono vari motivi. È spesso un problema organizzativo che vi lascio da parte, però spesso un problema metodologico. Lavorare in un sistema complesso, software business, better software business. Bisogna tirarsi sulle mani, uscire dall'ufficio è difficile per molti. Bisogna essere capaci di rientrare e lavorare sodo con metodologia e precisione, esattamente come dice Eric Ries. Il Lean Startup è il team di prodotto che ha questa responsabilità. Il marketing è troppo importante per essere lasciato al marketing department, diceva il mitico Malcolm McDonald, che è una persona che ha un'azienda di consulenza in America da parecchi anni. Quindi è il team di prodotto in un'azienda che ha la responsabilità di capire il buyer. Come si fa a capire il buyer? Ah, questa è una cosa interessante. Steve Blank, uno dei più grandi influencer del libro bianco e del libro giallo, che parlano di Lean Startup, dice che il business e il marketing sono funzioni che dovrebbero considerate importanti alla stessa stregua del eseguire la stessa metodologia con lo stesso rigore come l'engineering e il development. Ha ragione. Però io ho un dubbio, dico, perché nelle aziende che impiegano persone che hanno studiato 5 anni ingegneria e mandano neofiti che devono fare marketing, corso di marketing di 2 giorni, per quello che mi chiedono spesso. Forse non gli danno l'importanza giusta certe volte. E spesso marketing non lo impari, non c'è la scuola, cioè vai all'università il marketing. Sì, no, sono buone fondamenta, meglio di niente sicuramente, però è ancora molto lontano. Perché quando esci da ingegneria sai fare i ponti, se fai ingegneria di quel tipo sai fare i ponti, no? C'hai un'idea di come, giusto. Però ancora nelle scuole di marketing spiego delle cose che hanno a che fare col profumare il maiale. C'è un sacco di energia spesa nell'insegnare a come profumare i maiali. È questo che è total waste. E per fare le cose bene bisogna eliminare il waste. Un'organizzazione software è fatta più o meno così. C'è questo flusso. C'è qualcuno che costruisce il prodotto, qualcuno che lo vende, c'è un mercato. E poi c'è una parte che ascolta il mercato e lo fa costruire nel modo giusto. E un'altra parte che parla con questa parte qua, che spiega al marketing communication chi è il mercato, chi è il buyer, qual è il problema, qual è la differenziazione, eccetera, eccetera, in maniera che il marketing communication non debba stare tutto il giorno a profumare maiali. E spiega le vendite quali sono i 5 selling point, le 5 trappole da evitare o da mettere per la competizione. Però queste due funzioni spesso non esistono in un'azienda, nelle aziende italiane spesso non esistono, oppure sono relegate a fare cose che non sono molto. Ecco, il marketing, una scuola di marketing dovrebbe fare prima questo e poi fare questo. E questo ce n'è già in Italia, sono solo 2000 marketing communication, ogni azienda sa marketing communication. Big performing marketing communication, non è vero, ce ne sono anche, però il concetto è quello. Questo qua, quando l'ho fatto la prima volta, questo è il maiale, che poi non è mia, di Steve Johnson, di Pragmatic Marketing, sono le ragazze del marketing communication che mi hanno guardato veramente male, però si sono accorte, è vero, Donato, stiamo profumando il maiale, anche oggi, gli ho detto, anche oggi, perché dobbiamo finire questo. La ricetta segreta non esiste, questa è una provocazione, non è che ricetta segreta. Uno dei modi più
moderni per vendere, per avere successo, per un prodotto di qualsiasi tipo, penna piuttosto che termo, laser, eccetera, è quello di creare contento che abbia alto valore per il buyer, che risponde alle domande che il buyer ha durante il ciclo di vendita, per ogni stage del ciclo di vendita. Quindi se noi conosciamo il buyer, sappiamo a chi parlare, sappiamo le domande che ci fa, non tutte, ma le prime sì, le sappiamo, sappiamo che dubbi può avere, sappiamo le barriere che lui può avere all'interno della sua azienda per andare avanti nel processo. Se creiamo questa connessione, succede che il buyer, che non è stupido, perché ieri il buyer era informato delle vendite, oggi invece il buyer si va a cercare da solo. Noi costruiamo un motore per cui il buyer ha una domanda, trova un documento, bene, sa la risposta, va giù, la domanda, la risposta va giù, magari arriva qui, fin qui, e qui c'è la demo. Abbiamo già trovato un buyer che da solo, perché abbiamo fatto i buoni contenuti adatti, è arrivato fino alla demo. Ok, mancano 8 minuti, quindi io salto un sacco di cose, vi lascio stare il pollo, lo leggete dopo. Comunque significa in pratica che ci sono delle aziende che quando parlano in maniera troppo tecnologica, è come se dicessero: volete acquistare dei pezzi di pollo morto impacchettati? Perché è quello che è come quando voi se vendete un prodotto software e spiegate esattamente. Noi offriamo una soluzione completa e scalabile con la soppressione, squartamento, separazione in pezzi, congelamento e protezione di polli morti. Sfortunatamente è quello. E non parlano di problemi, cioè in questo caso va bene, per ridere, però è così, Guardate quante aziende spendono tempo a parlare di tecnologia pura, che al buyer, che invece non è un buyer tecnico, è un buyer di un altro tipo, magari se sei un buyer tecnico, sì, gli spieghi, però se il buyer non è tecnico, di questa roba non può fare, è come se lui gli dici, noi offriamo una soluzione completa per lo squartamento di polli morti, stessa cosa, identico. Allora, sette minuti, li uso tutti, niente domande, perché manca la parte più importante, sei minuti. Il cliente dice, il problema che un cliente, no, possiamo perdere questo per leggere. Una delle la tecnica più potente in assoluto per creare prodotti che risuonino nel mercato, cioè che vengano capiti, vengano compresi perché risolvono un problema reale, critico, pervasivo, per cui gente è disposta a prendere il portafoglio e pagare, è l'utilizzo di personas. È stato americanizzato, controllato, si può dire personas, non è su cui a Firenze magari qualcuno sta sulle naso. Comunque, persona, cos'è una persona? È un archetipo di utente, cioè è una descrizione precisa che si basa su delle caratteristiche principali di un gruppo di utenti che noi artificialmente, ma con senso, sintetizziamo in una persona che ha un nome, una faccia, una postura, un carattere, un modo di fare le cose, problemi personali, problemi che ha in azienda, attitudine verso la tecnologia, e che noi descriviamo con precisione. Quando noi riusciamo a creare tale archetipo, tale persona, riusciamo a creare una connessione fantastica tra quella persona e il prodotto. Ad esempio, se io devo creare del materiale per convincere qualcuno del fatto che noi siamo l'azienda giusta per vendere un prodotto giusto, dire guarda che noi sappiamo risolvere il problema, parliamo con di Brad, perché questa persona ha il problema di consegnare le cose in tempo,
I tempi stabiliti con le quali stabilita, non dormo bene di notte perché so che il minimo errore potrebbe costarmi la carriera nel caso di un recall. Recall è quando si ritira tutto dal mercato. Ecco, questo qui è un lavoro di 3 mesi. È un lavoro di 3 mesi. Ma quando tu hai una cosa così, succedono delle cose fantastiche. Adesso questo è un altro esempio, ve le leggete, sono tutte reali. Vi spiego come fare. Vi spiego che persone ci sono, ma una cosa dove volevo arrivare velocemente, e vi spiego, poi ci sono altri libri che spiegano altrettanto bene, ma la cosa più importante è anche la figura è importante. Quella ragazza lì, fa così. Che cos'è quello? Una persona, questa, contesto, vino dietro, sorride, non è una di quelle facce finte. Questa gira per la strada, studentesca, deve fare proprio. C'è anche scienza nel scegliere la fotografia giusta, eh? Allora, quando abbiamo la persona in pugno, 3 minuti, accadono cose meravigliose. Il team di sviluppo capisce i requisiti con molto meno dettaglio e con molto meno specifiche. Le persone vanno messe nelle user story, sempre, o nei requirement in qualsiasi forma di facciate. Guida a decisioni migliori per team che vogliono essere indipendenti. Il team di prodotto decide come prioritizzare, è focalizzato a far felici delle persone invece dei loro stessi. Uno dice, ah, guarda questo che figata, guarda che Jess non ha bisogno di questo, Jess deve fare quest'altro. Sì, ma non sarebbe una figata se noi facciamo questa feature? Ti ho detto di no, Jess vuole questo, quindi facciamo lui felice. Qua ci ho messo Mike, però era Jess. Il marketing team capisce che linguaggio usare e come. Quando scrivo nel website, io scrivo con Brad nella testa. So Brad che problema ha, so che tipo di responsabilità ha, e quindi mi connetto con lui. Sto scrivendo più, non scrivo frasi usando termini scalable, bla bla bla, next generation. Il management team capisce meglio cosa stiamo facendo, lo possiamo convincere meglio. Può capire chi dovrebbe invitare o visitare. Ci sono degli esempi, qui una persona cosa aveva fatto, era andata, è stata chiamata da 3 aziende che avevano speso $1 miliardo per fare un prodotto, è andata a intervistare, ha creato le persone, ha fatto tutto, alla fine della decisione il prodotto non ne fregava niente a nessuno, chiuso. Il CEO gli ha detto che avremmo dovuto pagare il doppio perché ci ha risparmiato altri 3 anni di sviluppo. Questo è un esempio reale di questa persona qui. Ci sono tanti altri esempi, però si crea una connessione veramente magica. E questa connessione è quella che ci permette di creare prodotti che risuonano sul mercato e che quindi vendono, indipendentemente da quanto siamo bravi a usare i nostri metodi di codifica, indipendentemente da quanto siamo bravi come team, come relazione, indipendentemente da quanto siamo smart, indipendentemente da quanto smart è l'organizzazione e le relazioni tra persone. Quindi, adesso lasciamo perdere questi, conclusione. Come potete parlare col vostro buyer se non conoscete? Quindi andate fuori e conoscetelo. Mettetelo nel loop del Lean Startup o in qualsiasi loop in cui fate delle assunzioni per le testate in maniera rigorosa. Incrementate questo knowledge, perché questo non è uno studio che si fa up front, si fa nel processo delle cose. Andate fuori e intervistate. Ci sono qui, sono spiegati i metodi. Andate fuori e intervistate. Tutti questi libri qui, tutti lo dico, le Bibbie che vanno di moda adesso, che sono Bibbie bellissime, le migliori che sono mai state fatte, tutte dicono la stessa identica cosa. Live interviews, porta un po' qui, mi scoppia tutto.
Finito. Grazie.